nostri specialisti. Questo avviene nell'ambito di una rete formativa che vede insieme l'università con quelle che poi sono la struttura diciamo, della sanità pubblica e privata, quindi con gli ospedali e le strutture ospedaliere. Perciò è chiaro che questo, diciamo, rappresenta una leva fondamentale anche per favorire questa collaborazione e fare in modo che i giovani, gli specializzanti, ma pensiamo anche a tutto il personale del comparto delle professioni sanitarie, possono avere veramente degli strumenti di addestramento d'avanguardia che sono fondamentali poi per costruire competenze. Invece lo so come un blondino. Qual è la direzione che si sta imprimendo a questa struttura? La direzione è cercare di acquisire competenze oltre che conoscenze. I nostri operatori vengono da una scuola italiana, la scuola della sanità italiana, che è innegabile di essere una delle migliori al mondo. Dovevamo potenziare il livello delle competenze con centri di simulazione medica come quello che inauguriamo oggi, che sono centri, speriamo diventino centri di riferimento in tutte le regioni, che siano presenti in ogni regione, come diceva il ministro, devono essere a servizio dei giovani che si formano presso l'università, ma anche a servizio dei nostri operatori, per imparare a gestire situazioni critiche, situazioni che non siamo abituati ad affrontare dal punto di vista dell'interfaccia tra le varie professionalità. Con centri di questo tipo insegnano ai nostri operatori a non trovarsi impreparati di fronte a situazioni impreviste. Direttore, la sua ASL praticamente inaugura un centro d'eccellenza del Mezzogiorno d'Italia. Che cosa significa questo per lei? Che cosa significa questo per la sua ASL, visto che sarà punto di riferimento non soltanto per il personale sanitario e medico, ma anche per le università, aziende? Negabilmente è un motivo di grande orgoglio. È un qualcosa in cui abbiamo creduto sin dall'inizio, sulla quale abbiamo puntato, sulla quale ci siamo dedicati. Dall'insediamento di questa nuova direzione strategica abbiamo, con la collaborazione delle altre istituzioni, del sindaco, della regione, con la grande dedizione dei nostri operatori, e devo citare il dottor Dicicco per tutti, che si è speso personalmente nell'allestimento di questo centro, noi contiamo di essere un punto di aggregazione anche delle altre aziende sanitarie. E anche fuori regione, anche per attività extraregionali, cercare di diventare un punto aggregante per il quale far convergere professionalità che abbiano voglia di mettersi in discussione. Centro di simulazione vuol dire anche questo: a fine di una simulazione, attivare un'attività di debriefing nella quale confrontarsi è qualcosa di fondamentale. Questo centro di simulazione avanzata, questo significa ridurre gli errori umani sui pazienti. Prima ancora che ridurre gli errori vuol dire formarsi permanentemente, perché vede, la sanità oggi rappresenta un sistema complesso in cui ci sono anche degli strumenti, pensate alle ECM. Ebbene, la formazione deve essere continua, cioè l'obiettivo non è solo le giovani generazioni, ma anche chi oggi già opera in sanità, perché questo dà l'opportunità di, usando un'espressione anglosassone, upgrade, ovvero sia di migliorare le proprie competenze. E credo che offrire come azienda ai nostri cittadini, alle persone che hanno bisogno sanitario, una risposta sempre adeguata perché innovata nella formazione sia un elemento fondamentale. D'altra parte, chiunque oggi sviluppa competenze sanitarie deve sapere che nell'arco di 5 anni il 50% di queste competenze diventano obsolete. Campagna del Mezzogiorno intero, che cosa significa dirigere una struttura sperimentale all'avanguardia in Italia? Guardi, è un'occasione da non buttare all'aria. Sono anni che ci vediamo, io e un gruppo di amici che ci siamo formati per fare simulazione avanzata e ci rivediamo tanto. Io vengo da 25 anni di lavoro in emergenza. Purtroppo puoi addestrarti a fare tante manovre, ma quando vai sul caso clinico cambia tutto. La simulazione avanzata ha questo obiettivo, di creare, ormai non esiste più la medicina del singolo medico. Io lavoro giorno e notte a fianco ad altri colleghi, a dei colleghi infermieri, e dobbiamo addestrarci a lavorare insieme. Quindi questo ci offre un'opportunità incredibile. Qua possiamo sbagliare, qua ci è consentito sbagliare. E lo dobbiamo fare, così possiamo migliorare. E anche quegli ospedali che hanno magari una casistica più piccola, quindi capita di gestire dei casi clinici più raramente,
si possono addestrare, quindi raggiungere delle performance di chi magari quella determinata azione, quel determinato tipo di paziente lo gestisce con una frequenza maggiore, quindi sicuramente è più preparato. Quindi avere questa opportunità per noi è qualcosa di grandioso, perché non dobbiamo sprecarlo. Manichini di ultima generazione sui quali i dottori, gli infermieri potranno sperimentare tutte le tecniche del caso che dalla sala regia gli verranno di volta in volta propinate, anche l'ultimo, il caso Covid. Assolutamente sì, siamo pronti a simulare tutto, dall'ecografia, quindi da fare accessi ecoguidati, PIC ecoguidati, manovre invasive come la pericardiocentesi ecoguidata, la toracentesi, ma infine addirittura che da soli riescono a simulare il Covid, perché abbiamo un simulatore di ventilazione che simula in tutto e per tutte le caratteristiche del ventilatore di un paziente. E addestrare noi tutti a montare un vero ventilatore e a settarlo per quel tipo di paziente è un'occasione da riflettere. Quindi assolutamente sì. Grazie.